Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono sempre Mennoz, lo zio Mennoz, che vi ricorda come sempre di iscrivervi a questo canale, di spolliciare se vi va e di lasciare un commento così per interagire tra di noi. Se volete potete anche seguirmi sulla pagina Instagram, su Facebook, cercate Mennoz, cercate lo zio Mennoz sui vari social, così restiamo vicini. La Serie A si è fermata, però nonostante tutto il calcio va avanti, ci sono le nazionali, la vita va avanti. E in questa fase ho detto, che cacchio, come posso riempire questi miei buchi? E c'era un qualche cosa, un piccolo mio progetto che sto portando da qualche anno, essendo io, diciamo, rispetto alla stragrande maggioranza di voi che seguono i miei video, potreste essere quasi tutti, diciamo, miei figli. Io, diciamo, per essere un po' più bonevole nei miei confronti, dico miei nipoti, io potrei essere il vostro zio. Ma io ho iniziato a fare il fantacalcio nel lontano 1990. Cazzo, quanto sono vecchio. Ma non è questo, però. Adoro il fantacalcio è la mia vita, il calcio è la mia vita, le schedine sono la mia vita. Disse mia moglie, dice, che cacchio ci faccio io? Vabbè, faccio anche altre cose nella mia vita, faccio video, faccio tante altre cose, però essendo il calcio la mia passione, in questo particolar modo il fantacalcio, ho sempre pensato, diciamo, un po' di amar corde e raccontarvi un po' della mia esperienza. Avevo questo piccolo progetto, questa mia piccola rubrica, di tirar fuori, di cercare di chi sono stati i migliori giocatori delle varie epoche, riguardanti però il fantacalcio è una cosa, calcio è un'altra cosa. Vorrei iniziare oggi con la decade che mi appartiene, ovvero quella degli anni 90. Tantissimi giocatori, diciamo, stilare la classifica, decidere qual è la top 11 è una cosa molto difficile, anche perché all'epoca il calcio era diverso, c'erano molti più soldini. Cosa significa? Che tutte le squadre, anche le squadre che lottavano tipo Piacenza, Vicenza, Cremonese, avevano anche loro almeno uno o due giocatori forti. Poi all'epoca si giocava, molte squadre giocavano con il 4-4-2, quindi c'erano molti più attaccanti, ci divertivamo di più. Iniziamo in questa top 11 degli anni 90, diciamo, per stilare questa classifica, questa squadra ideale degli anni 90, ho tenuto presente, diciamo, tre cose. Non ho tenuto in considerazione i giocatori fine anni 80, inizio anni 90, quindi mi dispiace per Marco Van Basten, per Antonio Careca e vari altri giocatori che avrebbero meritato, Baresi e quant'altro. Almeno tre anni, almeno tre stagioni li hanno dovuto giocare in questa decade. E terzo fattore, che questa è la discriminante, un po' quello che può ribaltare il risultato, scelte di cuore, giocatori ai quali io ci sono stato molto affezionato o che si sono fatte bagar all'asta. Iniziamo, top 11! In porta, vi ricordo che in quell'epoca ancora non c'era il bonus più uno. Quindi non si teneva conto di quanti gol subisse la squadra, ma dei voti dei giocatori, i voti dei portieri, e l'unico bonus che potevano portare erano i rigori parati. Ragazzi, in quella decade il portiere, il numero uno per eccellenza, quello sul quale tutti quanti poi ci battevamo, era Toldo della Fiorentina. Magari adesso non l'avremmo pagato niente perché la Fiorentina subiva tanti gol, però prendeva sempre bei voti, e ogni tanto ti parava anche un calcio di rigore. Andiamo alla difesa, ovviamente il modulo è il 3-4-3, il primo difensore, ragazzi, voi adesso, molti di voi lo conoscono come allenatore, ma Sinisa Mihajlovic negli anni 90, tra Sampdoria e soprattutto Lazio, è stato un difensore che ha segnato 26 gol in 6 stagioni, con una media di 4 gol a stagione, ragazzi, non si tenevano conto nemmeno degli assist in quegli anni, quindi vi lascio immaginare. Il secondo difensore, probabilmente molti di voi non lo conoscono, io lo conosco perché oltre ad essere napoletano, tifoso del Napoli, André Cruzzo, soprattutto nel Napoli, ha giocato anche nel Milan, ha segnato 14 gol in 3 stagioni.
come Sinisa Mihajlovic ha una media di 4 gol a stagione, come Sinisa Mihajlovic tirava le punizioni. E che punizioni tirava Andre Kurz? Vabbè, Mihajlovic era un'altra cosa. A chiudere il pacchetto difensivo come terzo difensore, qui la scelta davvero era molto molto varia. Avrei potuto mettere Negro della Lazio, che era uno che... Filicano del Cagliari, che era uno che... Però ragazzi, c'era un difensore che i tifosi della Roma conosceranno molto bene, non segnava tanto perché segnava 1-2 gol a stagione, ma ragazzi, Pluto Aldair era uno di quei difensori, ragazzi, 7 ogni domenica, 7, 7 e mezzo e 8, davvero un difensore da far innamorare al fantacalcio. E io ce l'avevo. Passiamo al centrocampo, da sempre ruolo nevralgico, diciamo, dove si decidono i campionati di fantacalcio. Il primo centrocampista che ha dominato questi anni 90, anche se non tutta la decade, dove è sul finire degli anni 90, inizio degli anni 2000, vedremo se ci sarà anche nella top 11 degli anni 2000, Pavel Nedved alla Lazio, un furia cieca, ha segnato 33 gol in 5 stagioni, media di 6 gol a stagione. Lui è molto continuo, soltanto la stagione, causa infortuni, ha segnato pochi gol, ma ha sempre fatto 6-7 gol, in una stagione 11 gol e ce l'avevo io, in un'altra stagione 9 gol. Un altro centrocampista in questo quartetto di centrocampisti, sempre della Lazio. Ragazzi, forse molti di voi non lo ricordano, non lo conoscono proprio, ma Diego Fuser ha giocato in 4 squadre, Fiorentina, Milan, soprattutto la Lazio e anche il Parma, ragazzi, era uno di quei centrocampisti che, diciamo, passava sempre sotto banco, diciamo, uno di quelli là, tipo, non lo so, Baselli del Torino, per dirlo, ma che a fine campionato portava sempre la caciotta a casa. 57 gol in 10 stagioni, una media di 6 gol, ragazzi, lui veramente faceva 6, 7, 8 gol minimo ogni campionato. Altro centrocampista, questo qua ci faceva veramente svenare tantissimi soldi. Per quanto veniva pagato non è che poi segnava così tanto, perché aveva una media di 5-6 gol a stagione, ha fatto un paio di stagioni negative con 2-3 gol, però ha avuto picchi con 7, aveva una media di 7, si assestava 7-8-9 gol a campionato, 38 gol in 7 stagioni. Ragazzi, Manuel Rui Costa, veramente, veramente un bel centrocampista, diciamo un po' discontinuo, prendeva anche molti 5, lo ricordo. Chiude il pacchetto dei centrocampisti e qui la scelta è stata davvero dura. Molti diranno, ma non c'è messo Zidane. Zidane, ottimo centrocampista, al Real Madrid forse ha avuto l'exploit di diventare il campione che tutti conosciamo, alla Juve anche era un campione, sempre partito in sordina, ci si aspettava sempre tanto da Zidane. Un sacco di 5 Zidane, un sacco di 5, ve lo posso garantire, mai preso a fantacalcio, segnava 4-5 gol la stagione, non tanto, ma il giocatore ha giocato 3 stagioni in Serie A, 30 gol in 3 stagioni, una media di 10 gol a campionato, ragazzi, Yuri Djorkaeff, e non facevamo gli assist, se no chissà dove arrivavamo. Il tridente, arriviamo all'attacco, il tridente, e qui c'erano davvero tantissimi attaccanti, ragazzi, una difficoltà a scegliere 3 attaccanti. Non ci sta Ronaldo, va visto. Ronaldo è vero, ha giocato 3 anni in Italia, il primo anno quando è arrivato ci siamo venduti reni, polmoni e quant'altro per prenderlo, ha fatto una prima stagione stupenda, seconda giocato meno, l'infortunio pure ha fatto tanto, terza stagione non ha proprio giocato. Ronaldo non c'è. Si parte subito con, non so se lo conoscete, ma andatelo a vedere, Beppe Signori, tra Foggia, soprattutto Lazio e un po' anche la Sampdoria, con una media di 17 gol a campionato. Ragazzi, 152 gol in 9 stagioni, ha avuto picchi esagerati, soprattutto gli ultimi campionati, 26 gol, andava sempre sopra i 20 gol, era uno di quegli attaccanti che veramente, ragazzi, bruttissimo magari da guardare, ma la buttava dentro. Il secondo attaccante, lo so, ha segnato poco, meno rispetto agli altri attaccanti, perché ha segnato 132 gol in 10 stagioni, una media di 13 gol. Diciamo, ha fatto un'annata grandissima alla Juve dove ha segnato 21 gol, un'altra annata grandissima al Bologna dove ne ha segnato 22, poi aveva comunque si assestava sui 10 gol, 12 gol,
Peccato che non facevamo gli assist, per chi avrebbe portato bonus a petaccia, diciamo, voti grandissimi, 7, 7 e mezzo, 8. Sto parlando del divin codino Roberto Baggio. Mi dispiace che non l'ho mai avuto. Ti chiedo scusa, Robby Baggio, ma veramente, veramente andavi via a troppi, troppi soldi. Chiude l'11, lato 11, con quello che è stato, ragazzi, il giocatore simbolo degli anni 90. Il giocatore proprio fantacalcio anni 90 era lui. Vi dico soltanto i numeri: 152 gol in 8 stagioni. Il picco 26 gol, e nelle ultime stagioni, ragazzi, le ultime 3-4 stagioni segnava sempre 22, 23, 24 gol. È uno di quei giocatori che veramente sono saltate amicizie. Là, altro che polmoni, cedevamo le nostre sorelle, e io ho avuto l'onore di averlo in 8 stagioni. Diciamo che lui ha giocato in Serie A, l'ho avuto ben 4 volte, e un anno non mi fece vincere il fantacalcio per un'anteccia, ma cioè, non lo so dove stai, dove sei adesso, ma Gabriel Omar Batistuta, che attaccante, che attaccante, altro che CR7, altro che Immobile, è uno che faceva i buchi a terra e te prendeva 7, 7 e mezzo, 8. Grande, grande Gabriel Omar Batistuta. Grazie di tutto. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Spero, mi auguro, mi fa piacere se vi è piaciuto. Fatemelo sapere nei commenti. Mettete un like, condividete questo video se lo volete condividere e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima per i consigli per il fantacalcio per quest'anno. Non c'è Batistuta, non c'è Baggio, non c'è Beppe Signori, non c'è Nede. Ma comunque si va avanti. E per i consigli per i pronostici della Serie A. Ciao ragazzi!